Io lo so che molte persone pensano che il cinema underground o d'avanguardia sia una gran rottura di cazzo, e in alcuni casi è pure vero. Ma con questo video vi dimostrerò che non è sempre così. E poi non è che possiamo parlare tutti delle ultime uscite al cinema, che ne so, Interstellar. Cari giovani curiosi e bramosi di sapere, esiste un altro cinema lontano dal luccichio di Hollywood che cresce e si sviluppa fuori dai circuiti convenzionali. È diverso, non omologato, e trova la sua esistenza nel tentativo di offrire una via parallela. Voglio raccontarvi la storia di un gruppo di giovani artisti che tra la metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 a New York ha deciso di rompere definitivamente col passato. Strani personaggi, estremi, che pur avendone la possibilità non ha scelto la via facile del successo e della notorietà. Il movimento No Wave sconvolse totalmente i codici della musica. In quel periodo alcuni giovani cineasti fecero lo stesso con i film in Super 8. Nick Zedd, Lydia Lunch, Richard Kern, Kembra Faller. Questi sono solo alcuni dei personaggi del movimento cinematografico sperimentale che si autobattezza Cinema of Transgressions. Personcine tranquille e a modo. Ogni generazione ha i suoi miti. Nel caso del cinema delle trasgressioni sono i serial killer e Jane Mansfield. E nella sua estetica fonda i meccanismi del noir e del porno. La coscienza mi spinge ad avvertirvi che questo video contiene immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità. Sempre che ce l'abbiate una sensibilità. Benvenuti a Cinema Exit. Il Cinema of Transgression fu un momento di creatività eccezionale. Non ha precedenti nella storia del cinema, né aveva la pretesa di avere un qualche futuro. La sua essenza aveva un significato ben preciso in un momento storico altrettanto preciso. La controcultura degli anni 60, con il suo falso senso di speranza e di rivoluzione, fallì miseramente. Questo fu chiaro dopo gli omicidi di Charles Manson e ovviamente la guerra nel Vietnam. La conseguenza dal punto di vista culturale fu una fortissima reazione negli anni 70, che portò al rifiuto dei concetti delle generazioni precedenti, attraverso l'apatia riscontrabile ovviamente anche nelle opere artistiche. Ci troviamo a New York a metà degli anni 80. I club Kansas City e il CBGB sono popolati da ogni tipo di individuo: artisti, delinquenti, tossici, musicisti dark wave. Allo stesso tempo è un periodo di sfacciato capitalismo. La reazione alle politiche americane da parte del mondo artistico underground fu estrema. Tutte le espressioni cinematografiche, pittoriche, musicali erano coinvolte nello stesso progetto: scioccare, rompere con il passato. Le colonne sonore dei film di cui stiamo per parlare erano curate dalle più importanti band del periodo. You Kill Me First è l'esempio più brillante di analisi del mood delle generazioni di quel periodo. Il cortometraggio racconta l'escalation di rabbia di un'adolescente americana nei confronti della propria famiglia, borghese e bigotta, che si conclude con l'omicidio di massa dei suoi familiari nel giorno del ringraziamento. I'm flesh of your flesh, I'm just as... you're just as disgusting as I am! Elizabeth! My name? It's Cassandra! You killed me first! Il film è diretto da Richard Kern. Richard Kern è un ragazzo con problemi di droga, con la passione per la fotografia e per il porno. In quegli anni i suoi cortometraggi vengono proiettati dietro le band che suonano al CBGB. Tutto il pubblico rimaneva immobile per l'intera sessione musicale, abbastanza costernato. I lavori di Kern sono caratterizzati da una fortissima componente erotica e contengono molte scene di sesso esplicito. Ma è sbagliato considerarli pornografia. La pornografia si caratterizza dallo scopo di creare nello spettatore eccitazione. Kern propone dei lavori caratterizzati da un fortissimo senso di inquietudine, con un'incredibile attenzione alla fotografia nel senso più puro. Richard Kern, che al momento è uno dei più importanti fotografi al mondo, venne notato in quegli anni per un film girato in Super 8, Goodbye 42nd Street, dove attraverso una carrellata mostra i cinema sulla 42esima strada di New York.
alternando le locandine dei film in cartellone e le immagini di quello che lui crede stia accadendo sullo schermo. Era un lavoro brillante, un'idea semplice e sicuramente economica, che conteneva una giusta dose di violenza e di sesso, e in qualche modo anche ironica. All'inizio delle riprese di The Evil Cameraman, Kern era ancora un tossicodipendente. Questo si riflette moltissimo nelle prime sequenze. È un lavoro estremamente dark e spaventoso. Ma prima di finire le riprese, tempo dopo, Kern era uscito dal giro degli stupefacenti. Ed improvvisamente nello stesso film comincia a mostrare immagini di persone costrette a fare qualcosa che non vogliono fare. I film di Kern, come le sue foto, sono caratterizzati non tanto dalla violenza, che è comunque molto presente, quanto dalla rabbia, dall'autolesionismo, e poi da una fortissima ed evidente ironia. Kern riesce a catturare con grandissimo stile i personaggi in atti quotidiani, e allo stesso tempo insoliti, oscillando tra diversi generi e categorie. Proprio in questa impossibilità di catalogazione prende vita la trasgressione. Ma il re incontrastato del cinema delle trasgressioni è Nick Zedd. Zedd ha deliberatamente trascorso tutta la sua vita e la sua carriera ai margini, creando opere che davvero in pochi riescono a tollerare. Durante il periodo della scuola di arti visive a New York, che Zedd frequentava solo per accedere alle attrezzature, concepisce il suo primo film, Day It's Come. Cannibalismo, violenza sessuale, travestitismo, zoofilia, Day It's Come è un classico del cinema underground. È un progetto ambizioso, girato in 8 mm, con musica dal vivo, effetti speciali e sovraincisioni. Grazie a questa pellicola, Kern volle incontrare Zedd. Insieme girano Trust in Me, la storia del suicidio di una ragazza depressa, interpretata dallo stesso Zedd, e del suo ragazzo, anch'egli interpretato da Zedd, che, scoperto il cadavere, decide di avere con esso, come ultimo atto d'amore, una fellazio. La lunghissima eiaculazione finale è la prova dell'infinito amore fra i due. Mentre Nick Zedd è il re del cinema underground degli anni 80 e 90, la regina è senza dubbio Lydia Lunch. Lydia Lunch fu un personaggio estremamente importante nella controcultura di quel periodo. Musicista, scrittrice, artista visiva, fu la musa ispiratrice dei cineasti underground dell'epoca. Era disposta a fare tutto davanti alla macchina da presa. Si dava completamente, in nome dell'arte o in nome del disagio. Lydia Lunch è principalmente una musicista, ma lei stessa descrive l'esigenza di comparire come attrice in queste opere, legata però a degli standard ben precisi. But that way was the right way. Super 8 was the right way, with one or two other people was the right way, and complete trust is the right way. Lydia Lunch incarna perfettamente il ruolo di donna che usa la propria sessualità con fierezza, anticipando di un ventennio le forme di liberazione sessuale post-femminista. È al centro di una pornografia vissuta in forma attiva, atteggiamento di per sé difficile per chi si muove in questo ambiente, vista l'utenza quasi esclusivamente maschile di questo preciso genere cinematografico fino a quel momento. Nel film di Kern, Fingered, il corpo d'artista, quello di Lydia, viene violato, ma è la donna a guidare le danze, usando il proprio sedere. Secoli e secoli di cattolicesimo, di cultura bigotta americana, annullata in pochi secondi da un buco del culo. La figura maschile, apparentemente dominatrice, in realtà diventa succube della necessità di provare piacere. Il sedere di Lydia Lunch, così sfrontatamente esibito, nel corto di Kern mentre si lascia violare, diventa l'icona di un rinnovato femminismo. E finalmente la donna si impossessa di un genere, quello porno. E se parliamo di femminismo, quello anarchico e d'azione, non possiamo non parlare di Kembra Faller. Ne avevamo già parlato nel video sul porno underground. Kembra Faller non è un'attrice hard, ma... I ruined my life a long time ago. In the early 80s, you know, people like Cookie Mueller used to say that if you showed your vagina in public, you would ruin your life and career forever. And I ruined mine so long ago. Cantante dei Voluptuous Horror of Karen Black. Artista di extreme body art, fu tra le prime a mostrare su pellicola il procedimento della cucitura e del piercing sulla... Gira insieme a Nick Zedd War is a Menstrual Envy,
un film privo di dialoghi, ambientato in un futuro dove non c'è acqua. La storia è ambientata nel 2092, quando i 9 decimi della razza umana sono ormai estinti. Tra i superstiti è diffuso un culto detto degli adoratori del mare, guidato da una sacerdotessa chiamata Shiva Shaite. Questa stabilisce un'alleanza telepatica con i delfini che popolano il mare. Attraverso i delfini viene attuato un attacco alle organizzazioni religiose che ancora resistono sulla Terra. Cioè, ma che storia è? Meravigliosa! Il fatto che questi film, visti ancora oggi, rimangano scioccanti, nonostante la massiccia presenza di violenza e pornografia nella società contemporanea, è sorprendente. Ma allo stesso tempo non potrebbero essere girati oggi. Per lo stesso motivo per cui non potrebbe essere girato oggi Taxi Driver. E il motivo principale è che oggi New York è una città pulita. Il cinema delle trasgressioni è stato una delle ultime e più radicali espressioni di cinema underground. Una frangia estrema, e se cerchiamo di analizzarlo a fondo, non si tratta neanche di cinema in senso stretto. Piuttosto di una forma d'arte contemporanea che ne ingloba in sé molte altre. Vabbè, basta che devo andare a cagà. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale, e pure se non ti è piaciuto. Sta a far prezioso? Dai, iscriviti. Dai. Andiamo. Dai, iscriviti, su. E poi, come tutti sanno, porta una gran fortuna. Condividi, clicca mi piace, tutte ste cose, no? Qui trovi gli ultimi video e anche la serie Hollywood Babilonia, l'altra storia del cinema. Io sono Lars il Bastardo, a morte la cinematografia di merda! E grazie per aver seguito Cinema Exit.